Buongiorno a tutti, oggi dal mio studio di via Borgovico di Como vi voglio far vedere come sto realizzando un tavolo reset. Ecco qua, questo è il mio tavolo, l'ho già carteggiato, nella parte sottostante ho inserito già il lavoro col mordente. Ho usato un mordente nero e un mordente mogano per aumentare l'effetto di scuro e di preziosità del legno, e sopra sto cominciando ad andare con gli smalti a inserire le mie scritte. Allora, qui ho posizionato le prime lettere, adesso vado a toglierle per far rimanere le prime lettere. Eccoci, questa è la prima, e questo mi serve per andare a creare un effetto uniforme nonostante abbia delle immagini, dei segni grafici, e unire il grigio molto moderno con queste forme di legno, queste sfumature che uniscono appunto l'antico e il moderno, che è la caratteristica di Reset. Adesso vado a rimettere altro smalto, vediamo se riesco, mentre filmo, a farvi vedere come faccio, e cercherò di metterlo in un modo molto uniforme con questo pennello morbido che serve a lasciare poco il segno della pennellata, che andrà a somigliare molto alla sfumatura tipica del legno. Adesso lo tiro proprio leggermente con varie sfumature, e alla fine sarà una superficie uniforme, grigia marrone, che tende comunque al chiaro con tutte le nostre letterine stampigliate. Anche qui adesso sotto ho messo una T e una R. Quando avrò finito la sfumatura toglierò anche quelle e vi farò vedere prossimamente come sarà il tavolo finito.